appuntamento settimanale con TG Salute. Nella nostra puntata oggi abbiamo come ospite il dottor Tommaso Camerota, medico specialista in urologia. Ben arrivato, dottor Camerota. Buongiorno, buongiorno. Il primo argomento che toccheremo insieme è quello dell'incontinenza urinaria. Per cercare di capire di che cosa si tratta, scopriremo insieme che coinvolge anche una fascia di età impensabile. L'incontinenza urinaria viene definita da un punto di vista medico come una fuga di urina involontaria in un qualsiasi momento dell'arco della giornata. È una problematica che riguarda tanto le donne quanto gli uomini, ma può anche interessare i bambini, quindi può coinvolgere i pazienti in età pediatrica e va correttamente inquadrata in quanto spesso può essere solamente il sintomo, la spia di un'altra problematica sottostante e non essere di per sé stessa il problema principale di cui soffre il paziente. La cosa importante è caratterizzare in maniera corretta l'incontinenza urinaria, che può essere un sintomo unico, può essere associato ad altre manifestazioni, per esempio delle perdite di sangue, per esempio una incontinenza fecale, caratterizzarla nella sua qualità, ad esempio sono perdite a gocce, sono perdite continuative tipo rubinetto aperto, sono perdite a piccoli getti, il paziente ha la percezione della perdita o non ha la percezione della perdita, si verificano prevalentemente di notte o di giorno, sono associate ad uno sforzo, cioè nel momento in cui mi alzo dalla sedia o sollevo un peso ho la fuga di urina, o si presentano indipendentemente rispetto alle attività che svolgo. Ma come fa ad individuare tutte queste voci? Beh, questo è un aspetto fondamentale, direi, dell'inquadramento dell'incontinenza urinaria. Partiamo dal presupposto che, ad esempio, nella popolazione femminile l'incontinenza urinaria, un 25% delle donne soffre di incontinenza urinaria nell'arco della propria vita, e questi studi sono condotti da pazienti che hanno già 25 anni di età, quindi pazienti molto giovani, fino agli 80 anni. Quindi è una patologia estremamente diffusa. Gli uomini più vanno avanti negli anni, più possono soffrire di disturbi di svuotamento vescicale, che poi magari non è proprio una vera incontinenza, ma sono difficoltà menzionali magari legate alla prostata, a un adenoma, a un ingrossamento della prostata, a un'infiammazione, che è purtroppo una problematica con cui tutti quanti noi conviveremo. Ma sono tutte legate a delle patologie o può esserci una componente psicologica? Sono delle volte delle condizioni parafisiologiche, quindi in alcune fasce di età o in alcune tipologie di pazienti non necessariamente devono essere interpretate come una patologia franca che poi necessita di un trattamento, alle volte necessitano solo di un inquadramento. Sicuramente ci sono dei pazienti che hanno anche un'alterazione nello svuotamento vescicale che è su base anche psicologica o psichiatrica. Tante volte invece si etichetta un paziente dicendo: ma questo è un paziente, passatemi il termine un po', diciamo, banale, però almeno rende l'idea, nevrotico, ma in realtà è un paziente che, soffrendo di disturbi di svuotamento vescicale da lungo tempo, e chiaramente la qualità della vita è molto scadente, quindi poi sviluppa anche dei problemi di tipo psichiatrico. La cosa fondamentale è l'inquadramento anamnestico, cioè la raccolta di tutte le informazioni, che noi stessi come medici alle volte sottovalutiamo un po'. Per cui è importante fare dei cosiddetti diari menzionali, in cui ciascuno di noi lo può fare a casa, prende un foglio, lo ripartisce in quattro colonne, si segna l'orario in cui fa pipì, la raccolta della quantità di pipì espulsa, quindi si prende un banale recipiente graduato da cucina, si segna se ci sono delle eventuali fughe di urine e si segna se ci sono dei disturbi associati, tipo l'urgenza di farla o il dolore mentre si urina. 3-4 giorni di raccolta anamnestica così forniscono molte più informazioni al medico di tantissimi esami che poi alla fine sono veramente inutili. Gli esami sono di tipo invasivo? Si dovrebbe cominciare nella buona pratica clinica con degli esami non invasivi, molto semplici, banalmente un esame delle urine per vedere che non ci sia un'infezione, o una ecografia per vedere che non ci siano dei calcoli o un adenoma prostatico, per esempio, fino ad arrivare a degli esami che possono anche essere invasivi, modicamente, ma comunque invasivi, come possono essere la cistografia, in cui si introduce un catetere nell'uretra nell'uomo, in vescica nella donna, e si riempie la vescica con del mezzo di contrasto, intanto che il paziente urina si fanno delle lastre, o l'esame urodinamico, in cui con un piccolo cateterino inserito in vescica e un piccolo cateterino inserito nell'ampolla rettale si riempie la vescica con del liquido e si può contemporaneamente studiare il comportamento funzionale, il comportamento elettrico della vescica mano a mano che essa si riempie, per cui si può
studiare il comportamento, proprio di, la dinamica di svuotamento. Ci può descrivere com'è un funzionamento della vescica? Fisiologico. Certo, dobbiamo, diciamo, possiamo semplificare molto bene dicendo che è un'integrazione fra un sistema idraulico, quindi il lavandino di casa, con un sistema elettrico, l'impianto elettrico della casa. La vescica è un serbatoio che ha due funzioni che sono contrapposte, sono antitetiche l'una all'altra. Da una parte ha la capacità di distendersi e di riempirsi e dall'altra parte di contrarsi e di svuotarsi. E sono due azioni veramente agli opposti, o fa una cosa o fa l'altra, è un po' come accendere e spegnere il bottone della luce. La vescica è un muscolo, almeno nella sua porzione esterna, e noi dobbiamo immaginare che quando raggiunge un riempimento adeguato, le fibre muscolari raggiungono la distensione ottimale in cui generano la forza migliore per lo svuotamento. Questo che cosa significa? Lo verifichiamo tutti noi quotidianamente. Se io urino quando la vescica è poco piena, perché magari ho desiderio di far pipì prima di uscire di casa, il getto è quello che è. Se io la trattengo tantissimo, fino quasi a proprio a dire l'esplosione, la contrazione, l'energia è molto ridotta perché le fibre muscolari si sono eccessivamente distese. Chiaramente nel momento puntuale della singola minzione questa cosa è ininfluente, ma se noi abbiamo dinamiche di svuotamento che sono nel tempo alterate, si possono sviluppare delle condizioni che si chiamano di ritenzione cronica, per cui le vesciche progressivamente si iperdistendono, diventano dei serbatoi molto voluminosi che magari si svuotano in maniera incompleta, e questo chiaramente predispone il paziente a una serie di poi complicanze a partire dalle infezioni allo sviluppo dei calcoli. In che cosa consiste questa cronicità? Quali sono le problematiche per il paziente? Beh, il paziente sicuramente svuota in maniera non corretta, è un po' come la persona che zoppica, no? Dopo un po' gli sembra che quello è il modo naturale di camminare, non se ne accorge, solo chi lo vede da fuori che lo riesce a inquadrare da questo punto di vista. Siccome le problematiche di svuotamento non sono delle situazioni generalmente di tutto o niente, cioè oggi urino, domani non urino più, ci sono perché la ritenzione urinaria acuta, cioè il paziente che non riesce a urinare di colpo, può accadere, però nella maggior parte dei casi sono problematiche continuative, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e quindi il paziente si trova a svuotare magari utilizzando il torchio addominale, cioè spingendo con la muscolatura dell'addome per superare una resistenza. Questa alterazione della dinamica menzionale può essere associata ad esempio all'incontinenza. C'è poi tutto l'aspetto del controllo del funzionamento della vescica, che torno a dire è un sistema idraulico, per cui nell'uomo in cui l'uretra, cioè il canalino che porta fuori la pipì, è molto più lungo e c'è la prostata e quindi può banalmente avere un intasamento del sifone. C'è poi tutto il funzionamento di tipo elettrico. Noi non dobbiamo dimenticare che la vescica è un muscolo la cui contrazione è controllata a livello centrale volontario, ma soprattutto a livello periferico dalle radici nervose che fuoriescono dai forami sacrali. Queste fibre elettriche, questi circuiti elettrici, queste fibre nervose controllano sia la contrazione della vescica sopra, sia la contrazione dello sfintere che è sotto, quello che permette di interrompere volontariamente il getto della pipì. Quando si ha un'alterazione del sistema elettrico e può essere conseguenza di un trauma, per esempio banalmente anche solamente un trauma che comporta un'alterazione della postura, si creano dei conflitti scheletrici per cui queste fibre nervose si infiammano, oppure pazienti che hanno lesioni midollari, si ha un'alterazione del punto di equilibrio e il paziente può diventare o incontinente o ritenzionista. Il problema delle fughe urinarie, se dovessimo fare uno schema, dottor Camerota, lei quali metterebbe in evidenza tra i punti principali? Beh, sicuramente da un punto di vista della, diciamo, della come lo vive il paziente, la incontinenza, bagnarsi è sicuramente un'esperienza spiacevolissima. Teniamo conto che ci sono persone che possono avere delle perdite e sono anziani e quindi diciamo hanno un'attività sociale limitata, ma ci sono persone che hanno delle perdite in un'età di vita sociale piena. E quindi chiaramente sviluppare una perdita in un momento dialettico come il nostro, noi stiamo parlando ma io ho una fuga di urina e io magari la percepisco, lei non se ne accorge, ma io vivo il disagio e quindi tendo progressivamente ad autoescludermi. Esiste pertanto un tabù intorno all'incontinenza che va rotto, perché il paziente che pensa o la paziente che pensa che l'incontinenza sia un fatto inesorabile, incurabile, con cui deve convivere,
francamente ha diciamo, interpretato male il problema. Dovrebbe interpretare l'incontinenza come una spia di un problema magari semplice, magari un po' più serio, che può essere affrontato, può essere gestito, soprattutto può essere in moltissimi casi risolto in maniera Questo completa. è il messaggio che tengo in modo particolare, cioè dall'incontinenza urinaria attraverso una giusta cura si può guarire. Esattamente. L'incontinenza, torno a dire, è un sintomo, non è necessariamente una patologia inquadrabile in sé per sé, e E le può diventare possibilità cronica? diventa spesso un problema cronico proprio per la trascuratezza, proprio per il fatto che il paziente o la paziente ha timore o vergogna di parlarne con il medico, quando in realtà invece non dovrebbe essercene nessuna, diciamo, proprio nessun tabù legato a questa patologia. Tenga conto anche che più tempo passa dall'instaurarsi dell'incontinenza, più la situazione cronicizza, più possono venire fuori problematiche di tipo secondario, quindi complicanze, più diventa difficile magari la gestione di una cosa che inizialmente è più semplice. Lo spettro di trattamenti è poi estremamente variabile. Uno non deve pensare che ho l'incontinenza o mamma necessariamente un intervento chirurgico. Non è assolutamente vero, nel senso che all'incontinenza possono seguire banalmente un'adozione di stili di vita differenti, smettere di fumare. Il fumo, Incide sull'incontinenza. assolutamente sì, sul controllo elettrico, perché il fumo di sigaretta danneggia perifericamente i nervi. Ad esempio, chi ha un diabete e ha un diabete non controllato, la neuropatia periferica conseguente a un'iperglicemia cronica dà un danno anche quello sull'innervazione. E tipicamente questi sono pazienti che diventano iperattivi, cioè la vescica si contrae in maniera esuberante, in maniera non controllata, e quindi hanno delle fughe a getto, a piccolo getto. Pensiamo ad esempio ai pazienti che hanno problematiche di incontinenza in seguito a un trauma midollare o a un incidente stradale. Molte volte un po' di fisioterapia o diciamo, un approccio di tipo osteopatico può essere sufficiente. Chiaramente sono percorsi a scalare. Si comincia da cose che possono essere un antibiotico per trattare un'infezione, si arriva fino all'intervento chirurgico, ma la gamma intermedia è vastissima e sicuramente interferire, agire sugli stili di vita è il primo passo importante. Una donna sovrappeso che ha avuto 3-4 figli, 2 figli, quindi pluripara, che ha un'incontinenza, magari la donna che ha avuto un intervento ginecologico di isterectomia e ha un'incontinenza ed è sovrappeso, la prima cosa è ridurre il peso corporeo, perché tutto quello che dobbiamo immaginare è che l'addome è come un sacchetto, un palloncino dei bambini, che è un palloncino chiuso. Se io lo spremo, il volume è quello, ma la pressione all'interno aumenta. Se io aumento di peso, la pressione addominale interna incrementa e cosa succede? Deve trovare una via di scarico. O sopra o sotto, quindi o viene reflusso gastroesofageo o viene incontinenza sotto, o molto spesso vengono tutte e due le problematiche insieme. Perfetto. Ecco, ma quindi le motivazioni principali da un punto di vista medico del perché esistono queste fughe urinarie sono in realtà davvero molteplici. Assolutamente sì. Ed è il motivo per cui bisogna avere, il medico deve avere un occhio aperto e non deve pensare che siccome fa il chirurgo pensa solamente a una problematica chirurgica. Direi che se dovessi fare una valutazione dei pazienti che io valuto ambulatorialmente per le problematiche di incontinenza, il 50% li cedo ad altri professionisti perché hanno dei percorsi di tipo non chirurgico. E non necessariamente un paziente che ha, dal mio punto di vista, un approccio chirurgico, poi arriva immediatamente alla chirurgia, prima ci sono dei passi intermedi. Dall'altra parte c'è proprio la difficoltà da parte del paziente di affrontare in maniera senza vergogna una problematica così quotidiana con un medico che sia poi ovviamente medico di fiducia, Ma perché è più la vergogna la registra di più nell'uomo o nella donna o indistinta? devo dirle, io faccio l'urologo, per cui la donna forse è più portata a parlarne con il ginecologo, anche se non è necessariamente il professionista più indicato, perché esistono degli ottimi uroginecologi, quindi ginecologi che si occupano anche di incontinenza, ma anche lì sono focalizzati sui problemi di incontinenza magari da prolasso e quindi tendono a fare la valutazione di tipo chirurgico, ma sulla dinamica di funzionamento elettrico, tra virgolette, della vescica, molto spesso diciamo, non hanno una competenza specifica su questo, per cui l'uomo parla con l'urologo perché è il suo interlocutore abituale per le varie problematiche che può avere, da un PSA a un'ipertrofia prostatica a un calcolo. La donna magari pensa all'urologo solamente se ha un problema di tipo tumorale o se ha un problema malformativo, ma non pensa all'urologo per l'incontinenza. Questo è un po' forse un limite che deve essere superato. In termini
concreti. Quando una persona soffre di problemi di incontinenza urinaria, cosa fa nella vita di tutti i giorni? Lei ha parlato prima non di necessariamente di interventi chirurgici, ma di un utilizzo magari farmacologico ben mirato. Però intanto queste fughe urinarie restano, si munisce di pannoloni e quant'altro. Esattamente. Credo di non dire niente che non sia già ben noto a tutti quanti, ma il business dei pannolini è uno dei business più ricchi che esistono, si parla di miliardi di euro, quindi è chiaro che se un'azienda che produce pannolini ne vende per miliardi di euro, c'è anche chi li compra e li utilizza. Si passa dai banalissimi salvaslip a dei pannoloni, anche pannoloni proprio come possiamo immaginare quelli dell'anziano, quelli del bambino, per le fughe totali. Se dovessimo fare una valutazione su quello che è il costo finale di tutto questo, quindi diciamo astraiamoci un attimo dall'aspetto meramente medico, ma facessimo un ragionamento un po' più di sistema, continuare ad utilizzare un presidio che ovviamente non risolve il problema, è un po' come il paziente che ha il mal di denti e prende l'antinfiammatorio, ma se sotto c'è un ascesso non lo sta trattando. Diciamo che il pannolino è un po' quello, no? Io lo utilizzo per rimanere asciutto, però la problematica di fondo non la tratto. Divento progressivamente sempre più dipendente da questo presidio e nel tempo, negli anni, in 15 anni, in 20 anni, dilapidiamo dei capitali in questo, quando in realtà un po' di prevenzione, un giusto inquadramento con pochi esami fatti bene e mirati, è un giusto approccio terapeutico che nel momento magari specifico possono sembrare un costo più alto rispetto all'adozione dei pannolini, nel lungo periodo premia tantissimo e premia la qualità di vita. Che tipo di trattamenti vengono effettuati? Quali sono i risultati che ci si aspetta? Dipende moltissimo dalla tipologia di incontinenza, quindi è impossibile pensare che ci sia un trattamento ovviamente che vada bene per il maschio e per la femmina, che vada bene per indipendentemente dalla causa sottostante l'incontinenza. E il ruolo del medico, dell'urologo in questo specifico settore è un po' quello di fare un lavoro di sartoria, si ritaglia l'abito giusto per il paziente. Quindi una volta inquadrato in maniera accurata con la raccolta anamnestica, con i primi accertamenti e ci si è fatta un'idea di qual è la causa dell'incontinenza, si può variare, come dicevo prima, da una modifica dello stile di vita, che molte volte per le modeste fughe urinarie è già sufficiente, all'introduzione di farmaci. Esistono farmaci che possono ridurre queste contrazioni involontarie della vescica, esistono dei farmaci che possono rilassare la muscolatura se c'è un ipertono e quindi ad esempio delle condizioni di contenimento, di ritenzione di urina e poi le fughe si verificano quando il recipiente è tracima perché è troppo pieno, quindi la vescica si riempie eccessivamente e poi si ha la fuga e magari l'eccessivo riempimento vescicale dipende da un ipertono del muscolo sotto, dello sfintere, fino a degli interventi chirurgici, per esempio di colpo sospensione se ci sono dei prolassi o di posizionamento di sfinteri, di sfinteri artificiali per delle perdite importanti, oppure possono essere anche dei controlli di tipo nervoso mettendo delle sorte di piccoli pacemaker che vanno a stimolare in maniera selettiva le radici nervose a livello sacrale. Si tratta di inserire delle specie di piccoli capelli che sono un filo elettrico collegato a uno strumento che non è più grande di una moneta da 2 euro e che dà un impulso continuativo. Io ringrazio il dottor Camerota per essere stato con noi, ricordo medico specialista urologo. Noi con il TG Salute ci vediamo la settimana prossima. Se volete avere ulteriori informazioni o suggerirci un tema da trattare in trasmissione, eccolo qua l'indirizzo: TG Salute, via Diomi 1/45 20090 Sago Milano. Ci vediamo la settimana prossima con TG Salute. Arrivederci, grazie.